Sulla rivista Journal of Quaternary Science nel 2023 è apparso un articolo che parlava di una nuova specie scoperta adattata alla vita in un ambiente marino acido. Questa specie è stata chiamata Alvania acida. Si tratta di un mollusco appartenente alla famiglia Rissoide. Questa nuova specie è stata trovata a largo dell'isola di Vulcano, precisamente nella baia di Levante, ed è parte di una piccola comunità impoverita di molluschi. Si tratta di un mollusco gasteropode, quindi è un mollusco fornito di conchiglia, è praticamente una piccola chiocciola marina. La forma del suo guscio, come potete vedere in questa immagine, è conica, che è stata descritta come conchiglia gonfia, con vortici molto convessi, costolature assiali e deboli cordoni spirali. Nella descrizione di questo video troverete sia l'articolo pubblicato sul nostro sito emenature.it dove approfondiamo questo argomento e anche il link di collegamento all'articolo pubblicato su questa rivista. È una scoperta sorprendente e anche importante. L'isola di Vulcano fa parte dell'arcipelago delle Eolie, che è una formazione insulare di origine vulcanica, un'origine molto antica. L'attuale arcipelago conta 7 isole maggiori, le quali sono Lipari, Vulcano per l'appunto, Salina, Alicudi, Filicudi, Stromboli e Panarea, e a queste si aggiungono altri scogli minori. Ne fanno parte anche diversi monti sottomarini, tra cui Eolo. Questo arcipelago è importante per tanti motivi e oggetto di studio per tante sfaccettature. Le attività vulcaniche presenti in questo arcipelago sono uniche al mondo. Abbiamo infatti l'esempio dell'isola di Stromboli con la sua attività denominata stromboliana proprio perché è unica di questo posto. Anche l'attività dell'isola di Vulcano è importante, pur essendo un'attività vulcanica secondaria, e la scoperta di Alvania acida si colloca proprio nello studio di una di queste attività, che ha luogo sott'acqua. Le emissioni di gas ricchi di CO2 dal fondale marino dovute all'attività vulcanica di Vulcano per l'appunto provocano un'acidificazione dell'ambiente marino. Pensate che è stato registrato un pH di 5.6, e il fatto di trovare forme di vita in questo ambiente è qualcosa di importante per gli studiosi. È possibile qui studiare le conseguenze del cambiamento climatico sui mari con l'acidificazione conseguente. Le immagini che vedete sono state registrate sui fondali dell'isola di Panarea, dove anche lì si registra una notevole emissione di gas sommersi. La sopravvivenza di Alvania acida in questo ambiente è stata determinata da un processo biologico chiamato effetto Lilliput, che sarebbe un effetto di nanismo. Pensate che fossili erano stati trovati in una formazione paleolitica emersa di Capo Milazzo. Esaminando successivamente gli esemplari di Alvania acida vivi trovati nell'isola di Vulcano nella baia di Levante, è risultato evidente come questo processo abbia influito positivamente sulla sopravvivenza della specie. Pensate che gli esemplari hanno avuto una riduzione della dimensione corporea fino al 24%, e questo evidenzia proprio come l'effetto Lilliput abbia determinato la sopravvivenza della specie in questo nuovo ambiente acido in cui si è trovata. Avevamo già parlato delle isole Eolie per quanto riguarda la lucertola Podarcis raffoni. Sono ambienti isolati in cui è possibile la selezione di specie unica al mondo. E nell'ambiente nel quale è stata trovata Alvania acida erano stati trovati precedentemente anche dei batteri che consumano, si mangiano in poche parole, la CO2. Quindi negli stessi ambienti troviamo una conchiglia che resiste all'ambiente acido e dei batteri che invece potrebbero ridurre l'acidificazione. Questo dimostra ancora una volta quanto la Sicilia sia un patrimonio biologico da tutelare. Ogni singolo ambiente può essere uno scrigno dove andare a scoprire delle nuove vite, delle nuove specie che possono insegnare qualcosa e anche aiutare la ricerca. C'è da dire che l'areale in cui si trova Alvania acida non è facile da gestire, essendo le isole Eolie delle mete turistiche importanti, nonché patrimonio dell'UNESCO. Sono posti ricchi di natura ma anche ricchi di storia, ed è ovvio che molte persone vogliano recarsi lì. Va quindi fatto uno sforzo da parte delle istituzioni per poter proteggere e tutelare queste specie che vengono man mano scoperte. E noi restiamo in attesa che in questi ambienti acidi vengano scoperte altre specie. Con questo vi saluto, con queste piccole informazioni che avevamo su questa microconchiglia, e vi invito a continuare a seguire il canale, iscrivervi, cliccare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati man mano che pubblico dei nuovi video. Vi saluto e continuate ad osservare la natura, mi raccomando.